Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nioh, riprendiamo da questo punto dove ci siamo fermati l'ultima volta, qui nella foresta. Abbiamo già sbloccato alcune abilità, livellato un po', e vorrei continuare a sbloccare qualche altra abilità prima di continuare. Stavo dando un'occhiata alle varie abilità, volevo sbloccare qualche abilità interessante per la katana, come ad esempio questo ritmo ki terra che aumenta i danni inferti dall'attacco successivo a un recupero completo del ki quando si fa un ritmo ki. Questo per l'abilità dell'impugnatura bassa. Abbiamo sbloccato anche quest'altra abilità. Volevo continuare a sbloccare questo tipo di abilità anche per le altre impugnature. C'è anche questo ritmo ki uomo, abilità di impugnatura intermedia, si attiva quando recuperi completamente il ki da un ritmo ki, aumenta i danni inferti dall'attacco successivo. Diciamo che vorrei incentivare l'utilizzo del ritmo key, vorrei migliorare un po' anche da quel punto di vista e appunto sfruttare meglio il ritmo key per fare dei danni maggiori. Ma per il momento basta così, poi migliorerò successivamente anche altri parametri. Andiamo a controllare un po' il nostro equipaggiamento. Adesso siamo con questo set un po' estivo qua, con i pantaloncini. Magari andiamo a cambiare un po' i pantaloni. Qualcosa di un po' più coperto non c'è? Questo qui forse è meglio. Con il peso siamo sempre sul verde come range. Anche l'attrezzatura per il busto sembra la migliore disponibile per il momento. Ecco, equipaggiando questi bracciali andiamo in Fatrol, quindi per il momento lascio stare così. Poi per quanto riguarda invece i Kodama, vediamo se posso sbloccare qualche benedizione. Pensavo di sbloccare questa benedizione qua, quella del guaritore. Aumenta del 5% il rilascio degli elisir. Vediamo se possiamo sbloccarla. Sì. Mi ricorda un po' le offerte che si potevano fare anche in Salt and Sanctuary. Al nostro santuario potevamo sbloccare un bonus. Vediamo un po' se mi ricordo perché. Ho fatto una pausa di qualche giorno e da questa parte dovremmo aver controllato tutto. Avanziamo pure di qua. Dovremmo anche aver eliminato tutti i fantasmi rossi. Wow! È questo agguato così? Va bene. Spero anche di aver liberato tutti i Kodama, di averli fatti tornare tutti al sicuro. Se solo avessi l'arco. Ah, potrebbe essere un bel suggerimento per noi. Ops, ho sbagliato. Ma non l'ho ancora equipaggiato, forse. Però l'abbiamo trovato, mi sembra. Ah sì, l'ho trovato. Oh, cavolo. Ecco, non l'avevo equipaggiato. Allora, ecco qua la nostra potenziale vittima. Vediamo se riesco a fare un bel headshot. Se torna indietro.
Che giro fa? Ah, è fermo, è fermo. Ottimo. Grazie per il suggerimento. Di qua si cade giù e lì possiamo recuperare qualcosa. Però, visto che siamo qua, faccio il giro. Ciocca di giovane samurai. Diamo un'occhiata perché è un oggetto che non ricordo assolutamente. Una ciocca di capelli di un giovane samurai caduto in battaglia, usata per ottenere 2 punti abilità samurai. Fin dai tempi antichi si dice che i capelli dei defunti custodiscano poteri mistici che assicurano forza e protezione a coloro che li portano con sé. 2 punti abilità samurai. Ah, interessante, potremmo utilizzarlo quando vogliamo, immagino, perché essendo un oggetto possiamo utilizzarlo come meglio crediamo. Dobbiamo fare il giro di nuovo. Anche qua sotto nella radura dovremmo aver eliminato tutti, anche il fantasma rosso. Oh, qua mi ha visto. Ok, eliminato. Oh, questo mi ha visto, non ho fatto in tempo. Perfetto. Anche se mi sono fatto ferire un pochino. E non ho perfezionato il ritmo key come immaginavo, mi devo proprio abituare al ritmo key. Scendiamo pure. Pietra dello spirito piccola e il do pirata. Faccio un'altra modifica però tra gli oggetti dell'equipaggiamento. Tra la scelta rapida metto l'antidoto, che non si sa mai. E mi sa che i due segnaposto lì li ho proprio bruciati. Mi sono confuso con i tasti un paio di volte e li ho eliminati. Allora, stiamo entrando in questa zona chiusa, vediamo un po' di non farci scoprire, perché vorrei evitare. Oh, come sono sgraziato! Vorrei evitare i combattimenti multipli. Ah, lì, vediamo se riesco a. No, tu fai finta di niente. Vediamo se riesco a prendere questo tipo. Si fermerà lì. Vai. Meno male. Poi quest'altro forse ha qualcosa in testa. Questo sembra un cappello più leggero. Accidenti. Poi adesso non vorrei causare il panico qui tra questi samurai, quindi provo ad attirarli uno alla volta. Vieni qua, vieni qua. Non è successo niente. Forse ho recuperato poco ki. Perfetto. Oh, un elisir. Forse anche grazie ai nostri piccoli amici Kodama. Adesso ne dovrebbero mancare un paio. Questo qui. Oh! Tutti e due se ne sono accorti. Meno male, sono riuscito a sistemarlo prima che arrivasse anche l'altro. Passiamo un po' alle maniere forti anche noi. Ok, ah, sei ancora vivo.
Eccolo lì, che se la ride. Mi ricordavo che ogni tanto prendono e provano a sbeffeggiarci. Mi spiace, ma... Oh, grazie, Elisir. E dovremmo aver fatto tutto il giro. Sì, quello è un nemico che abbiamo già affrontato negli scorsi video. Siamo tornati davanti al villaggio. Ah, però non ho preso quell'oggetto lì sul tetto. Allora, visto che ho liberato la strada, ne approfitto. Ho trovato anche un buon oggetto. Allora, visto che è distratto, vediamo se riesco a fargli un bel attacco a sorpresa. Perfetto. Come voleva si dimostrare, ho proprio sbagliato tutto. Attenzione al fuoco. Devo stare attento perché ho pochissima vita, non voglio curarmi adesso. Forse adesso possiamo curarci, no? Mi insegue. Attenzione. Ok. Meno male, mi ha lasciato un elisir, proprio quello di cui avevo bisogno. Dicevamo il tetto di qua, andiamo a controllare. Non mi ricordo questo oggetto, l'Okudama. Ah, la palla piena di polvere da sparo. Devo svegliare tutti quanti i nemici, allora tanto vale fare un attacco in salto e liberarmi di almeno uno di loro due. Bravo. Hanno un ottimo tempismo a volte i nemici. Quando pensi di riuscire ad attaccarli in una loro finestra, diciamo di vuoto in cui non fanno niente, invece fanno un attacco a sorpresa. Vabbè. Scusa. Quindi si è liberato anche il passaggio, qui non c'è più la sentinella da tenere sotto controllo. Cos'è che dovevamo controllare? Sì, dobbiamo tornare di qua. Vediamo, qui c'è un ripostiglio. Ah, c'è... mi spiace. L'armatura è troppo pesante, riesco a muovermi a stento, perché giustamente qua un bel po' di oggetti, l'amuleto. Controlliamo anche l'amuleto. Viene usato per riportarti sano e salvo all'ultimo santuario dove hai pregato. Questo dio viene spesso venerato presso monumenti di pietra o statue alla periferia di villaggi e si dice che abbia il potere di dividere il regno degli umani da quello degli yokai. È un po' come l'osso del ritorno di Dark Souls. Il sale, raccolto dalla salina, tradizionalmente usato per purificare dalla contaminazione. Quando viene usato provoca un grave danno ki allo yokai più vicino. E poi c'è anche forse un ricordo. Peso dell'armatura. Ok,
Seleziona Stato nel menu Stato per controllare il peso del tuo equipaggiamento attuale. Più peso trasporti, più aumenterà il consumo di chi. Se il peso dovesse eccedere il tuo limite massimo, il consumo di chi aumenterà in modo significativo. Lavora su energia e forza per aumentare il limite massimo di peso trasportabile. Un'armatura pesante è tendenzialmente anche molto resistente, come indicato dal valore totale di resistenza. Più tale valore è alto, meno chi si perderà in seguito all'attacco dei nemici. I parametri di resistenza sono suddivisi in tre livelli, rappresentati da tre colori. In ordine crescente troviamo giallo, verde e blu. La differenza di resistenza tra i vari livelli è notevole. Naturalmente un equipaggiamento pesante non è sempre la scelta migliore. Le armature pesanti offrono una protezione efficace, ma ti rendono meno agile ed eccedere il tuo limite di peso potrebbe quasi immobilizzarti. Il resto l'abbiamo controllato. Sì, quindi durante le fasi in cui possiamo livellare con il personaggio bisognerà tenere conto anche appunto del peso dell'equipaggiamento. La porta è chiusa, faccio un giro prima di qua. Ah, in questo angolino c'è un piccolo Kodama, aiutiamolo a tornare verso il santuario. Ciao piccolino. Di qua c'è un fantasma e basta, quindi proprio uno scontro. Proviamo ad affrontarlo. Sembra già un avversario un po' più difficile da battere. Livello 10 con 3 spade rosse. Provo a mettermi un po' più a mio agio qua dentro. Ha una lancia. Ok, un paio di danni gliel'ho fatti. Attenzione perché ho finito il ki. Ok, ecco, impugnatura alta. Prepara qualche attacco pesante. Provo a giocarmela così piano piano. Devo assolutamente fargli partire la combo. Aspetta soltanto un mio attacco. Oh, meno male. Ho perso qualche punticino. Ci ha lasciato questo Do Ronin. Il Kote. Allora, giusto per non appesantirci troppo per il momento, magari posso equipaggiare questo Kote qua, che ci fa rimanere abbastanza leggeri, non troppo pesanti, aumenta un po' il moltiplicatore difensivo, il bonus contro lo spezzaguardia, resistenza a spezzaguardia e danno ki, poi riduzione danno e ninjutsu illimitato. E cos'altro abbiamo trovato? Anche Do soldato. Però diventiamo troppo pesanti. Il moltiplicatore difensivo aumenta parecchio con questo. Potremmo equipaggiare questo di livello 7. Perdiamo qualcosa però contro il regno yokai. Vediamo un po' che difesa è. Resistenza al regno yokai. Generalmente il ki di un essere umano si consuma a una velocità allarmante nel regno yokai, ma questa resistenza ne attutisce gli effetti. Allora lasciamo per il momento questo. Poi vediamo se ha lasciato qualcos'altro indietro.
No, sembra di no. Allora, adesso per sbloccare quella porta dovremmo recuperare una chiave e dovrebbe essere qua dentro. Permesso. Sì. Il problema è che quella specie di nebbia avvolgente nasconde una terribile verità. Prepariamoci. Qui dovrebbe essere possibile anche uscire. Sì. Così nel caso le cose dovessero mettersi male. Ah, ho anche l'amuleto che riduce l'amuleto, sì. Il talismano da debolezza, potrei usarlo. Perfetto. Dovremmo avergli diminuito un po' la difesa. Sistemato. Non è abbastanza. Ci ha lasciato anche il corno. Vediamo, la spada, il corno di demone. Diamo un'occhiata a questo corno qua, è un oggetto normale, lo troviamo tra questi. Quest'altra attrezzatura bella resistente. Abbiamo trovato anche una spada migliore. Poi la doppia ucigatana. Sembra migliore. Diamo un'occhiata anche qui ai ricordi, magari abbiamo sbloccato qualche informazione in più interessante. Purificazione. Purifica Regno Yokai, ripristina interamente il tuo ki eseguendo il ritmo ki nel Regno Yokai. Purificare Regno Yokai lo farà scomparire da quell'area. Recuperando l'intero ki per effetto di un ritmo ki, questo riverbera nell'area e purifica la manifestazione del Regno Yokai. E poi tre personaggi, uomini e demoni. Una linea sottilissima separa l'essere umano dal demone. Coloro i quali perdono il controllo delle proprie emozioni potrebbero ritrovarsi mutati. Si potrebbe dire che in ognuno di noi risiede un demone. Le anime agitate degli uomini coinvolti nel caos, della guerra sono particolarmente suscettibili. Le terre, una volta tranquille, oggi sono invase dai mutati. Ecco qua il corno. Materiale per la forgiatura, usato dai fabbri. Una verga di amrita usata dai fabbri per la forgiatura. Questi corni provengono dalla testa dei demoni e sono la fonte della loro forza. Distruggendo il corno, il demone perderà temporaneamente la sua potenza. E se un materiale per la forgiatura potrebbe essere molto simile alla titanite usata in Dark Souls per migliorare le armi. Quindi mi sa che questi demoni. Ecco qua la chiave della porta. Questi demoni forniranno diverso materiale per migliorare le armi o anche armature, immagino. Vediamo un po', adesso dovremmo riuscire ad aprire la porta. Grazie. Ed ecco una nuova zona, una nuova area di questo primo livello, questa prima isola. Un villaggio in fiamme, messo piuttosto male.
C'è già qualcuno lì che fa la ronda. Che sta succedendo a bordo di quella nave straniera che è anche presa dalle fiamme? Qui c'è un nuovo santuario. Perfetto, non mi ricordo, controllo se bisogna sbloccare anche qui la benedizione del Kodama. No, è sempre lei. No, no, è sempre attiva, non è limitata al santuario dove lo abbiamo sbloccato, quindi anche qui avremo lo stesso bonus. Prima di proseguire, vediamo un po' da questo lato, dovrebbe esserci un piccoletto da far tornare al santuario, eccolo lì. Così non me lo dimentico. Vai piccolino. E poi una volta liberati tutti dovrebbe comparire un messaggio che ci ricorda che ci informa che appunto li abbiamo liberati tutti. Ho un po' di frecce che fanno sempre comodo. Perfetto, allora adesso facciamo un altro po' di esplorazione prima di finire il video. Qua riesco a puntarlo. Perfetto, questo è uno di quei nemici che si aggrappano addosso e poi non te li levi più. Faccio un giro giusto per controllare che non ci sia niente. Questa è la prima fila di case. Non c'è nulla. E di qua il passaggio è bloccato dai tronchi. Wow. Vai via. Un martello, pietra, ok. Vediamo un attimo se ci sono altri nemici in agguato. C'è la nebbia che avvolge presumibilmente un altro demone. Perfetto, allora proviamo prima a sistemare questo guerriero qua della tomba insanguinata. Finito il key e ne abbiamo approfittato. Poi sì, ho un po' di amrita lì da utilizzare, però visto che siamo vicinissimi al santuario, per il momento provo ad affrontare il demone. Devo via. Devo provare a tagliargli il corno. Ecco, crea la tua nebbia oscura, ma noi lo abbiamo sistemato lo stesso. Ok. Lì c'è un altro guerriero fantasma, ma forse c'è anche l'arciere che abbiamo intravisto prima. Allora provo a fare il giro, vediamo se riesco a sistemarlo con un metodo alternativo, diciamo. Qui c'è il guerriero che abbiamo visto oltre i tronchi di legno. Là. Qua cos'è?
Allora, qui c'è un altro nemico vicino al pozzo. Provo a fare un bell'attacco potente. Niente, non sono riuscito a togliergli tutto il ki. Ha fatto un bell'attacco caricato. No. Perché siamo andati a vuoto così? C'è nessun altro, prendiamoci pure il cote. Cos'è che ho soddisfatto? Il livello della tua reputazione è cresciuto, hai ottenuto i punti prestigio. Nella finestra titoli puoi vedere un riepilogo dei tuoi punti prestigio. Ah, un tipo di reputazione, prestigio che si sblocca compiendo qualche azione particolare. Solo controllare prima questo cote che abbiamo trovato prima. Attrezzo per affilare le lame che ripristina il livello di familiarità di qualsiasi arma equipaggiata del 150. Le cote giapponesi sono di eccellente qualità e non vengono usate solo per affilare le armi, ma anche per lucidare specchi in metallo. Oh, lì c'è un altro oggetto. Dovrebbe esserci l'arciere qua sopra, perché abbiamo fatto tutto il giro attorno alla sua zona di competenza. Eccolo lì. E allora prima di prendere l'oggetto però voglio fargli una bella sorpresa. Voilà. Freccia, ok. L'oggetto che forse ha lasciato cadere quel soldato di prima, pezzo di ferro spirituale, non me lo ricordo assolutamente. Nuovo oggetto, materiale usato per riforgiare equipaggiamento unico, un pezzo di metallo ritrovato tra l'equipaggiamento smontato. A prima vista sembra normale ferro, ma è stranamente caldo al tocco. Allora, abbiamo fatto tutto il giro, questa zona diciamo è chiusa, c'è il fuoco che crea una specie di barriera con quell'altra area, però prima di proseguire vorrei affrontare quest'altro guerriero. Ah! Ha fatto un salto un po' troppo velocemente verso le fiamme. E quell'oggetto lì? Attenzione, ho trovato. Vediamoli un attimo perché li ho presi al volo. Questo Coté bandito ha un moltiplicatore difensivo più basso, però è un oggetto più raro. Offre diversi benefici in più tra gli effetti di stato. Vabbè, per il momento rimaniamo così. Continuiamo ancora un po'. Sì, per andare da questa parte dobbiamo per forza, fare un giro dai tetti. Questa parte qui centrale è un po' cedevole, la lasciamo stare. E lì ci sono un paio di scagnozzi che ve vediamo di sistemare subito. L'altro fa finta di niente e purtroppo l'ha pagata cara la sua
disattenzione. Ok, antidoto, meno male. Sento qualcuno ansimare. Ah, qua sotto dovrebbe esserci un altro piccolino. Piccolo Kodama. Ma andiamo per ordine, perché sennò poi mi confondo. Proviamo a scendere prima di qua. Tanto è una trappola, ma... Anche chi si stava riposando qua dentro è stato preso, colto alla sprovvista, diciamo. Lì vedo la punta di una spada, facciamo il giro di qua per ora. La nebbia di un demone. Ha fatto bene, mi ha distrutto. Vado giusto a recuperare quel che resta delle mie povere spoglie. Ah, qui c'è una scala. Scendiamo e poi dopo... No! Ecco, lo sapevo. Che schifezza. Ah, è veleno. Meno male che abbiamo l'antidoto. Certo che si è ripreso dopo quel mega attacco. Recupero prima questo oggetto. Eccolo là. Mi spiace, ma è qualcosa che ci appartiene. No. Bene, recupero subito quel che rimaneva del nostro bottino, perché a questo punto del gioco sono piuttosto utili quegli Amrita lì. Va bene, abbiamo fatto una prima escursione, diciamo, qua dentro. Torniamo al santuario perché vorrei livellare un po'. No, lo lascio stare, non abbiamo tempo. Perfetto. Livelliamo un po'. Quanti livelli possiamo? Possiamo salire di 2 livelli. Allora, forse sarà meglio aumentare un po' corpo. Che condizioni, condiziona vita, resistenza al veleno e paralisi. Sì, diciamo che influenza più che altro le lance che non uso, però ci dà anche qualche punto in più. Ma sì, dai, un punto a vita e destrezza invece
influenza la Kusarigama che non utilizzo. Potrei anche aumentare un po' l'abilità e la forza. Cuore invece influenza proprio la spada. Allora aumentiamo anche un po' cuore per avere un briciolino in più di ki, qualche punto in più d'attacco anche. Per il momento facciamo così. Va bene. Perfetto, abbiamo più di 1000 punti vita. Ok ragazzi, allora mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!